Oggi ci sarà uno scontro tra lo Sword e Wanda e Vision. Ci sarà uno scontro tra Wanda e Vision. Ci sarà uno scontro. Non so cosa aspettarmi. Video reaction al quinto episodio di Wanda Vision. Anni 80? Non funziona la magia sui figli. Anni 80. Ora è sicuro. Sembra molto più snella Agnes, o è la mia impressione? Adesso rifanno la scena? A quanto sembra, gli altri personaggi si rendono conto di essere una sitcom, tranne Visione. Oh! Dai, ma questo è un richiamo a Casa Keaton, se non sbaglio, che iniziava così, con il ritratto di famiglia che veniva dipinto dal padre. Bellissimo, sì, è un richiamo a quella sitcom. Erano davvero così le sigle degli anni 80. Bellissime le foto di Visione da piccolo. Anche l'inquadratura finale che indietreggia lasciando il campo largo. È perfetta questa sigla. Attenzione, c'è un'interferenza. Ecco, Monica. Adesso mi viene da pensare, con un problema così grande, non gli viene spontaneo a loro a rivolgersi a un supereroe un po' più capace che li possa aiutare, tipo Doctor Strange? Quindi sono migliaia di persone in ostaggio. E sono vere, non le ha ricreate lei. Oh, ecco! Quindi è andata a prelevare il cadavere. Lo stavano sezionando! Ma torniamo alla sitcom. Oh, che carino. Lui sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. Ad Agnes non tocca nulla. Vede i bambini crescere così e non si fa domande. Quindi trasforma le cose. L'ha fatto tornare normale. Ah, ecco cosa intendeva dire. Non ha bisogno di essere modificato perché è già un aggeggio degli anni Ottanta. L'hanno armato a sua insaputa, all'insaputa di Monica. Adesso esce Visione. Ma non può, è un cadavere. O lei, lei! È uscita per dire, non rompetemi i coglioni, voglio stare qui dentro. Non sto facendo del male a nessuno, a parte soggiogare la mente di 1.000 persone. Guarda che ti sparano.
Eppure lo sapete che quando ero piccolo la facevano davvero la pubblicità della carta assorbente, perché esistevano solamente gli Scottex normali, poi avevano inventato questo tutto, mi sembra che si chiamava, perché a quel tempo era una novità. Lei che sta facendo la morale ai figli. Brava, quindi lasciati visione alle spalle. Appunto! E comunque in una sitcom anni 80 difficilmente sarebbe morto un cane, a meno che non avessero voluto fare la morale in quell'episodio proprio per quel motivo. Mi ricordo un episodio dei Robinson dove era morto il pesciolino. E dovevano aiutare la piccola di casa perché era suo il pesciolino a elaborare il lutto, quindi avevano organizzato il funerale del pesciolino nel bagno e dovevano gettarlo nello sciacquone. Faceva troppo ridere. Adoravo il Robinson. I titoli di coda e lui continuando. Quando si incazzano, volano. Sì, ma chi è? Andate a rispondere. Chi era? Cazzo! Lui, è un... Volta il Quicksilver della Fox. E questo è il collegamento ufficiale, il primo collegamento fra il Marvel Cinematic Universe della Disney con quello della Fox e gli X-Men. Bellissimo. È fantastico, ragazzi, è fantastico. Io non so cosa dire, non so cosa aspettarmi adesso. Rimarrà con loro, quindi resuscitato, ma... Da dove è saltato fuori? No, vabbè, troppe, troppe domande. Universo parallelo, ma un universo parallelo, come si è ricollegato con questo universo e soprattutto come si è collegato con l'universo che ha creato Wanda? E poi anche lo Sword c'è rimasto così, era sorpreso. Nessuno sapeva dell'intrusione, quindi non è una cosa che hanno programmato loro e anche loro non ne sapevano nulla. Quindi da dove cazzo viene? Dove? Non è possibile che io adesso devo aspettare una settimana. Cazzo, no, bellissimo, bellissimo. Io l'ho detto l'altra volta, sarebbe bello se ci fosse il Quicksilver della Fox ed è lui. Lui, cazzo. Io a caldo così non so mai cosa dire. Quindi fatemi sapere voi quali sono le vostre teorie, che cosa vi aspettate. Io vi risponderò nei commenti. Però è una cosa stupenda, il miglior episodio della serie fino ad ora. A parte che rispetto agli altri credo che sia durato anche di più. Sì, ha superato la mezz'ora. Grandioso, grandioso, non vedo l'ora che sia venerdì prossimo. Devo fare di tutto per essere venerdì mattina alle 9 qui a vedermi subito l'episodio. Grazie per aver guardato questo video, mettete un mi piace se vi è piaciuto e lasciatemi i commenti con le vostre teorie. Noi ci vediamo al prossimo reaction vlog. Ciao!